Ok, Giovanni, adesso ti faccio usare il TRX. Il TRX è un attrezzo funzionale molto, molto usato e che permette di allenare tutti i muscoli, okay, attraverso la sospensione, il lavoro in sospensione. Allora, schiena dritta, braccia dritte in questo modo, tiriamo verso il petto, allunghiamo bene, ok, e ripartiamo. Ok, prova pure. Ecco, il TRX fa parte di una, diciamo, di una, è un attrezzo funzionale usato tantissimo. Questo per lo specifico è stato inventato proprio dai Marines e fa parte di una serie di attrezzi funzionali che sono un po' la novità e soprattutto fanno parte delle nuove tendenze del fitness. Altri sono i kettlebell, che sono degli attrezzi che stanno prendendo sempre più piede, i sacchi bulgari, come i clubbells, questi attrezzi molto particolari che ci permettono di fare dei lavori funzionali molto belli e tutti esercizi che permettono di far lavorare tutto il corpo nella completezza. Quindi funzionale vuol dire proprio questo. Riuscire attraverso dei movimenti a far lavorare tutto il corpo e ad allenare tutto il corpo. Vedete come sta facendo anche Giovanni. Ecco, cosa importante, il riposo. Quando vi allenate, tra una serie e l'altra, a meno che non è richiesto che non ci sia, ricordate di riposare, perché il muscolo ha bisogno di lavorare, ma anche di riposare. Fa parte del ciclo di allenamento. Pietro, ti volevamo chiedere, questo tipo di esercizio, ma anche tutti questi apparecchi, per una persona che ha delle problematiche con la colonna vertebrale di vari tipi, o magari anche quelle più gravi, è vietato o comunque li può usufruire? Allora, vietato no, perché essendo un allenamento funzionale vuol dire che serve a migliorare la funzionalità del corpo. È logico che chi ha delle problematiche di una certa rilevanza, di qualsiasi tipo, deve prendere, tra virgolette, delle precauzioni. Quindi avrà magari un percorso da fare prima di poter arrivare a fare determinati esercizi. Però, se si parte gradualmente e si utilizza il metodo del step to step, si può arrivare a fare veramente cose che non si pensava si potessero fare.